Buongiorno, buongiorno, buon sabato a tutti. Questo è Wasabi Street, il programma più green di Radio Punto. Ciao a tutti ragazzi, sono Emanuele. Oggi in questa bella giornata di sabato tratteremo un argomento importante. Wasabi Street è il programma più green di Radio Punto perché tratta argomenti soprattutto riguardanti l'ambiente, ma anche la nostra società, la politica, la scienza, la sanità. E oggi trattiamo un argomento indubbiamente che si è alzato un po' di attenzione anche per la puntata di presa diretta, il programma di approfondimento condotto da Riccardo Iacona. Infatti lunedì scorso, il 22 marzo, il programma ha rivolto l'attenzione su un tema che è sostanzialmente le spese militari e il commercio di armi del nostro paese. Capite bene che si tratta di un argomento non locale, tendenzialmente non locale, ma che riguarda un po' tutta la nazione e il mondo, come poi vedremo. E quest'oggi avremo due importantissimi ospiti, di cui uno lo conosco già da molto tempo e lo ammiro per la sua preparazione e per la sua attività. L'altro che è il primo, ho il piacere veramente di conoscerlo oggi, ho letto suoi diversi libri e rappresentano tutti e due personaggi di un'elevata caratura su questo argomento, che sono all'interno appunto di quella puntata di presa diretta. Quindi grandissima puntata, grandissimi ospiti e non c'è altro che parlare insieme a loro. Io come al solito vi mando subito la prima doppietta, perché il mio programma spara subito due pezzoni per intrattenervi, e poi parliamo subito direttamente con loro di questo argomento. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it. Reach out, touch faith. We
Reach out and touch faith. Riprendiamo subito la puntata, scoppiettante in tutti i modi, capirete perché. Abbiamo subito il primo ospite, come vi dicevo poco fa, è il coordinatore della campagna della rete italiana Pace di Darmo, per la cui nascita. La nascita è dovuta dal fatto della convergenza tra la rete Disarmo e la rete della pace, e vincitore del premio nazionale non violenza del 2020. Sto parlando di Francesco Vignarca. Ciao Francesco. Buongiorno a tutti voi. Ciao, tutto bene? Sì, tutto sommato, anche se un po' di difficoltà questi mesi ce la stanno lasciando a tutti. Okay. Speriamo di tornare presto a situazioni più normali. Ok, oggi parliamo delle spese militari, visto l'enorme successo anche della puntata di cui tu sei stato protagonista su Presa Diretta lunedì 22 marzo, la dittatura delle armi. Oggi ci sei tu, oggi c'è Giorgio Berretta, un altro protagonista di quella puntata, che ovviamente vi conoscete tutti e due da molto tempo, che vi unisce questo argomento. Voglio appunto portarlo in radio, far capire la problematica, perché sembra così tanto lontano da noi, ma poi alla fine coinvolge tutti e in modo molto particolare. Le risorse, tu sei esperto di dati, no? Giusto? Sì, do i numeri nel senso buono del termine. Esatto. E dai numeri si vede che le risorse del comparto militare continuano a crescere sempre esponenzialmente negli anni, e infatti la quantità dei soldi che dei contribuenti che finisce agli eserciti è aumentata sempre di più. E proprio nella produzione industriale italiana c'è al vertice la produzione di armi. Ci puoi dire un po' i numeri che stanno dietro a questo mondo? Sì, la crescita delle spese militari al mondo ha un trend davvero in salita, soprattutto negli ultimi anni. A livello mondiale, se noi guardiamo i dati del SIPRI, che è un istituto di ricerca svedese tra i più accreditati al mondo con il quale collaboriamo, possiamo vedere che nel 2019, cioè l'ultimo dato a disposizione, a breve usciranno i dati del 2020, le spese militari complessivamente hanno superato i 1.900 miliardi di dollari. Fate conto che nel 2001 erano circa 1.200 miliardi. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel ventennio circa, anzi meno di vent'anni, che segue l'attacco alle Torri Gemelle, anche spinto dalla retorica della guerra al terrorismo, le spese militari mondiali sono aumentate di più del 50% in vent'anni, mentre ovviamente le spese per tutta una serie di altri comparti non sono aumentate allo stesso modo. Lo stesso si può dire dell'Italia, che ha avuto una flessione nella sua spesa militare dal 2011, perché per qualche anno, perché ovviamente c'era stata la crisi finanziaria che aveva colpito, e quindi bisognava un po' tirare la cinghia, ma che negli ultimi tempi sta continuamente crescendo. Noi abbiamo fatto un'analisi come osservatorio MIREX sulle spese militari italiane, e già solo il bilancio della difesa, del Ministero della Difesa, tra il 2020 e il 2021 registra una crescita di circa 1,6 miliardi di euro, raggiungendo quasi 24 miliardi e mezzo. Però la spesa militare italiana, e questo è un segreto di Pulcinella ma che non è così noto, non è solo il bilancio del Ministero della Difesa come uno potrebbe aspettarsi. Perché? Perché soldi per, ad esempio, comprare nuovi sistemi d'arma vengono anche dal Ministero per lo Sviluppo Economico, e tutti i fondi legati alle missioni militari all'estero dei nostri militari provengono dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Questo vuol dire che il totalone della spesa militare italiana è sicuramente molto più alto del solo costo del budget del Ministero. E poi ovviamente il problema che abbiamo sottolineato negli ultimi mesi è stato che, nonostante la pandemia abbia bloccato
per molto tempo e continui a bloccare tantissime attività economiche, le fabbriche d'armi non si sono mai fermate e soprattutto nel marzo dell'anno scorso è stato fatto decidere a loro se fermarsi o meno, con una lettera appunto rivelata anche da presa diretta nella puntata già citata. Sia il ministro della difesa che il ministro per lo sviluppo economico del tempo scrivevano alle aziende d'armi: voi siete il top, siete apicali, la parola che rimane impressa è questa, apicali vuol dire al vertice, alla punta della piramide, per noi, quindi decidete pure voi cosa far mantenere aperto e cosa no. Ecco, noi pensiamo invece che ci siano altre destinazioni molto più utili per le risorse pubbliche. Già di per sé un paese che nella Costituzione ha scritto che ripudia la guerra, già considerare il vertice, il top, la produzione industriale di armi, penso che sia un controsenso abbastanza lampante. Volevo chiederti, ma quale di queste spese sono utilizzate per, diciamo, mantenere e ammodernare l'esistente, mentre tu già hai accennato che ci sono nuovi sistemi d'arma in progetto di acquisto, giusto? Sì, diciamo che la quota che si può destinare o che viene destinata all'acquisizione di nuovi sistemi d'arma o al rifornimento, cioè, allora, il tema ammodernamento dipende, se è solo l'esercizio, nel senso che se è solo l'addestramento, la cosa ordinaria, finisce sotto il budget usuale. Invece, ad esempio, se io ho uno stock di missili, li uso e devo averne di nuovi, questo non è considerato ammodernamento, okay, ma rifornimento, ma comunque è un acquisto di nuovi sistemi d'arma. Ecco, okay, la quota di procurement, il termine tecnico è procurement, quest'anno è esplosa. Ed è una quota che va a superare i 6 miliardi e mezzo. Negli ultimi anni stava tra i 5 miliardi e 3 e i 5 miliardi e 5. Vuol dire che c'è stato un balzo in avanti di soldi che nel 2021 verranno utilizzati per comprare nuovi cacciabombardieri, nuove navi, nuovi carri armati, nuovi blindati, nuovi missili, nuovi sottomarini. Ecco, tutta una serie di strumenti che sono pronti per preparare la guerra. Noi non siamo d'accordo, e qui ritorna appunto il ricordo dell'articolo 11 col vecchio detto latino, si dispace in parabellum, cioè se vuoi la pace prepara la guerra. No, se vuoi la pace devi preparare la pace, perché se prepari la guerra, prima o poi la guerra arriverà. Ed è appunto per questo che insieme a Sbilanciamoci la rete italiana Pace e Disarmo aveva invece lanciato una proposta di moratoria per il 2021 e dire: ok, non potete annullare le spese militari come magari vorremmo noi, ma almeno per un anno, quest'anno segnato dalla pandemia e che avrebbe bisogno di risorse per la ripartenza, i 6 miliardi almeno, perché non avevamo ancora i dati precisi, ma almeno eravamo sicuri che si sarebbe arrivati a 6 miliardi destinati a nuove armi, siano sospesi, siano cancellati almeno per un anno, e con quei soldi vengano dati delle nuove risorse per la sanità, che è la cosa principale, quella che veramente ci difende in questo periodo, e per la scuola, che è cruciale, in quanto i nostri ragazzi, i nostri bambini hanno davvero sofferto tantissimo e soffriranno nella loro vita questo anno e mezzo di scuola sospesa. Eppure non è stato possibile, perché davvero per molti, ma sono soprattutto quelli che da questi soldi fanno un vantaggio, ne traggono un vantaggio personale, per molti la ripresa passa per le armi. Ecco, noi pensiamo di no, e soprattutto sottolineiamo che davvero questi fondi, che non sono per gli stipendi dei soldati, non sono per il mantenimento della struttura, certo, attuale, ma per un investimento in nuovi sistemi d'arma, continuano a crescere, perché quello che appunto abbiamo anche scoperto come Osservatorio Milec sulle spese militari, che continuo a citare perché è il nostro progetto specifico sulla questione, è che dei fondi già previsti dal 2017 in poi per le nuove infrastrutture, per la ripartenza infrastrutturale del paese, che equivalgono da qui al 2034 a circa 144 miliardi, ben 36,7 sono destinati alla difesa, cioè oltre il 25% del totale. Ben prima del problema pandemia già c'era chi aveva impostato l'infrastruttura del paese sulle armi. Ecco, secondo noi è inaccettabile. Ma voi come rete, notate anche una certa situazione di sprechi su queste spese?
Sì, diciamo che c'è un doppio livello. Ovviamente il primo punto è che per noi è uno spreco comprare un cacciabombardiere, certo, e avere le scuole, sì, che invece vanno a pezzi, avere la sanità che non ha letti abbastanza per curare le persone, e questo quindi è una questione, diciamo, preventiva, preliminare, ed è una questione eminentemente di scelta politica, per cui è legittimo che invece uno ritenga che è più importante per il nostro paese avere un sommergibile, per noi no. E quindi in questo senso non lo chiamerei spreco, ma lo chiamerei una destinazione sbagliata, ed è del tutto discutibile, ma a noi sembra che i fatti purtroppo ci diano ragione. Poi c'è invece un altro tema, che è quello che l'investimento in questa tipologia di sistemi d'arma, per sua natura, ed è stato dimostrato, è davvero poco efficiente, indipendentemente da come si valuta la scelta di base, ma anche una volta fatta la scelta di base, quello che noi possiamo vedere è che l'investimento sui sistemi d'arma è spesso e volentieri sottostimato nei costi, che poi aumentano sempre, spesso e volentieri è sottostimato nei tempi, che poi si allungano sempre, e quindi si porta dietro una serie di problematiche anche tecniche, concrete, che vanno ben al di là appunto della scelta iniziale fatta, e quindi in questo senso è un ulteriore spreco. Grazie. Senti, una delle spese più grosse che si nomina spesso è quella dei famosi F-35, che noi come Stato costituiamo un vero, cioè siamo protagonisti nell'acquisto di questi nuovi caccia. È da qualche anno che se ne parla. A che punto è la situazione e qual è la posizione del nostro governo? Sì, se ne parla da tanto proprio grazie alle nostre campagne, che dal 2009 hanno iniziato a criticare questa scelta. Perché? Perché ci piacciono di meno gli F-35 rispetto ad altri sistemi d'arma? No, ma perché quello è il programma d'armamento più costoso della storia a livello globale, un programma d'armamento che arriverà a sfondare solo per l'acquisto di quasi 500 miliardi di dollari. Quindi ci sembrava un esempio massimo, evidente, e che rendeva del tutto chiare tutte quelle problematiche che poi stanno anche negli altri sistemi d'arma, no? Quindi dall'inizio abbiamo sottolineato questa problematica, e purtroppo la storia dell'F-35 è davvero la storia emblematica che dimostra tutte le dinamiche perverse, sbagliate e negative da questi sistemi d'arma, perché viene discusso nel 2009, deciso nel 2009 in un paio d'ore, in tre ore nelle competenti commissioni parlamentari, e sembra che l'ok poi nessuno lo mette in dubbio. Grazie alla nostra azione invece si scopre che il costo è maggiore, che non è vero che ci sono le penali per uscire dal programma, in quanto noi siamo partner e alcuni aerei vengono proprio assemblati anche in provincia di Novara. Che quindi si può dire di no, che quindi c'è un problema di costi. Poi escono tutte le problematiche tecniche che lo stesso Pentagono ammette e deve sottolineare, e che in Italia venivano sottaciute, ma che diventano di dominio pubblico. E questo permette addirittura, per la prima volta quasi nella storia, discussioni parlamentari, o addirittura una mozione parlamentare che chiederebbe il dimezzamento del budget, poi mai rispettata. Sì. Il problema è che si va avanti, si continua ad andare avanti, sembra impossibile dire di no, c'è qualche rallentamento, c'è qualche spostamento, ma anche in questo caso i costi lievitano, già sappiamo che il costo complessivo che noi inizialmente avevamo stimato in 14 miliardi supererà i 18 miliardi solo per l'acquisto, poi c'è tutto il mantenimento, i tempi si allungano nonostante dei dimezzamenti, delle cancellazioni, ecco, anche questo è un unicum se vogliamo, e poi alla fine si arriva al 2019 con l'attuale ministro Guerini della difesa, che nel precedente governo comunque decide di dare l'ok non più solo agli accordi, ai contratti annuali, che quindi si potevano veramente decidere anno per anno e cancellare anno per anno, ma dà l'ok al primo contratto pluriennale, che quindi ci porterà ad avere non solo i primi 28 aerei, ma successivi 27 aerei. Quindi la situazione attuale com'è? È che quasi 60 aerei sono acquistati e sono ormai confermati in un certo senso, e si può non confermare l'ultima tranche di circa una trentina di aerei. Tra l'altro poi, volendo entrare nel dettaglio, ma forse non abbiamo tempo, questo dimostra anche tutte le problematiche di pianificazione, certo, che vuol dire che altri aerei hanno dovuto essere portati avanti nella loro vita
perché non c'erano questi qua nuovi, il litigio tra la marina e l'aeronautica militare perché entrambi vogliono quelli più belli, la versione B, quella a decollo corto e ad atterraggio verticale, gli uni per la portaerei, l'aeronautica non si sa perché l'aeronautica non va in giro con una portaerei, insomma tutto questo davvero, l'F-35 purtroppo eravamo stati facili profeti, ma un po' Cassandre perché nessuno ci ha ascoltato, esemplificano e disemplificavano, ma esemplificano, l'abbiamo visto nella storia, questa situazione di problematicità. Ok, volevo dire una cosa, con un costo di un F-35 si possono fare 3.244 posti di terapia intensiva, questo è un dato che voi date anche. Sì, noi sottolineiamo questo e molti dicono ah è demagogico, è populista, no, perché noi non stiamo dicendo, buttando là dei dati a caso, ovviamente il numero e queste comparazioni servono a far capire che dietro c'è una scelta, che non è che gli F-35 ce li ha ordinati il medico o il padre eterno, che non sono dati per certo, scontati e allora punto e basta, ma che quando il decisore politico e quindi di conseguenza il Parlamento e quindi di conseguenza ancora il popolo sovrano che il Parlamento ha eletto si trova di fronte a delle scelte, siccome le risorse non sono infinite, si può scegliere una cosa o l'altra, e allora è chiaro che un aereo costa molto di più, però è chiaro anche che secondo noi ha un impatto molto minore sulla vita delle persone veramente che 3.200 posti di terapia intensiva o tutte le altre paragoni che abbiamo sempre fatto nel corso delle campagne di questi anni. È una cosa non demagogica, logica, normale, naturale, che tutti noi facciamo nella nostra vita quando nelle nostre famiglie ci troviamo di fronte a dire ok, questi sono i soldi che abbiamo a disposizione, cosa compriamo? Se un padre o una madre di famiglia decidessero di comprare una Ferrari tutta accessoriata al posto che dar da mangiare ai propri figli, voi direste che sono dei pazzi. Esatto. E nessuno direbbe è demagogico fare il confronto tra la Ferrari e i libri per la scuola o il cibo. Infatti non è demagogico, è solo una scelta, ciascuno deve prendersi la responsabilità delle proprie scelte e certamente noi queste scelte le avremmo fatte in una linea diversa. Proprio perché mi hai portato su questo tema un elemento, perché molti dicono ah voi parlate sempre dopo, è sempre facile dirlo dopo, no, noi l'abbiamo detto sempre prima, sì. Ad esempio nella collaborazione con Sbilanciamoci, che è questa campagna che da oltre 20 anni propone delle leggi di bilancio alternative, cioè dei bilanci dello Stato alternativi in cui si fanno con gli stessi soldi delle scelte diverse. Ecco, certo. È stato calcolato che se i governi avessero seguito le indicazioni di Sbilanciamoci in questi ultimi 20 anni, noi all'inizio della pandemia avremmo avuto una spesa sanitaria e quindi di conseguenza un sistema sanitario paragonabile a quello di Francia e Germania. Perché? Perché ovviamente le risorse nel tempo sarebbero andate più su quello che su altro. Esatto. Quindi, come capite bene, è una questione di scelte. Senti, traiamo una conclusione. Abbiamo parlato finora di costi militari. Quali sarebbero i benefici del disarmo, chiamiamolo così? Ce ne sono di due nature. Ovviamente, sì. Da una parte sono benefici legati all'impatto. Se tu hai dei problemi e scegli di risolverli in un modo o nell'altro, l'investimento che fai ovviamente ti porta a risolvere il problema stesso o no. Quindi il fatto di mettere i soldi negli eserciti, nelle spese militari, nell'industria militare, sottrae risorse a qualcos'altro. Quindi non possiamo migliorare l'accesso alle cure, non possiamo migliorare l'accesso a un reddito di base, la povertà aumenta, non possiamo risolvere i problemi del mondo, il climate change o problemi agricoli in parte del mondo, e di conseguenza se questi problemi non vengono risolti ci sono delle tensioni, ci sono dei conflitti. Quindi è come dire, l'intervento militare è di per sé problematico, non conviene per questo motivo. Poi possiamo anche fare un conteggio dal punto di vista economico, perché io recentemente appunto ho sottolineato come questa industria militare, che viene sempre considerata come un fiore all'occhiello, quasi come una colonna dell'economia italiana, non lo è. Il fatturato è minore dell'1% del PIL. Se andiamo a guardare all'export, l'export militare è meno dello 0,7% dell'export complessivo. Dico sempre che esportiamo molte più mozzarelle, ferramenta, vino che armi, e addirittura dal punto di vista dell'occupazione, gli occupati diretti nell'industria militare
sovrastimati, diciamo così, sono lo 0,21% degli occupati. Le piccole e medie imprese fanno 8 milioni di occupati in Italia. Come a dire, in cosa stiamo investendo? Davvero tutti questi soldi dello Stato devono finire in un comparto che non ha così tanto ritorno? Sull'occupazione sono stati fatti degli studi a livello statunitense, che quindi ha anche un comparto militare molto più forte del nostro, che dimostrano che come $1 milione speso nella difesa federale porta 7 posti di lavoro, lo stesso $1 milione nell'energia pulita ne porterebbe quasi 10, nell'educazione di base 19, nella cura sanitaria 14. Cosa vuol dire? Vuol dire che non solo investire nelle armi è problematico, perché direttamente sono degli strumenti di distruzione, degli strumenti di morte, degli strumenti che portano all'accrescimento dei conflitti, e quindi poi ne vediamo le conseguenze sia in termini di problemi non risolti sia in termini di impatti. Pensate alle migrazioni, perché la gente mica scappa così perché c'ha voglia di farsi un viaggio infernale, scappa dalla miseria, dalla povertà e dalle guerre. E dall'altro però tutto questo impatto negativo non è nemmeno assorbito da un vantaggio economico, che io non accetterei dal punto di vista etico e morale, però qualcuno potrebbe mettere sul piatto. Ma addirittura fare questa cosa non solo ha questi impatti che ho già descritto, ma non ha neanche una convenienza economica. Insomma, siamo di fronte a quella che è il contrario della cosiddetta win-win situation, cioè una situazione in cui tutti sono contenti. È una lose-lose situation, cioè una situazione in cui tutti ci perdono qualcosa, e quindi forse varrebbe la pena ragionare, pensare e cambiare direzione. Grazie Francesco, io ti ringrazio moltissimo, non abbiamo più tempo, invito i nostri radioascoltatori a guardare ovviamente la puntata di presa diretta di lunedì 22 marzo su Rai Play, acquistare il libro di Francesco, Armi, un affare di Stato, dove spiega tutti i concetti legati all'import e l'export di armi, oltre che ai vari concetti che trasmette la rete italiana Pace e Disarmo. Io ti ringrazio molto, Francesco Vignarca, della tua presenza qui oggi a Wasabi Street, e ti faccio i complimenti per quello che fai ogni giorno. Grazie a voi, a presto. A presto. E io mandiamo la pubblicità e ci vediamo subito dopo con Giorgio Beretta.